Intanto benvenuto al professor Schiuma, professor Giovanni Schiuma Materano, congratulazioni per questo suo nuovo incarico, ben trovato. Grazie, ben Ecco, ritrovati anche voi. come descrive questo passaggio dal suo ruolo alla University of the Arts London al suo nuovo incarico come Fulbright Professor alla Seton Hall University? Allora, sicuramente è un onore, perché poi l'appointment, come lo chiamano qui negli Stati Uniti, di Fulbright Professor è legata all'individuazione di quelli che sono i migliori scienziati in Italia, nel mio caso specifico sulle tematiche legate al management e all'applicazione dell'arte, dei processi creativi allo sviluppo delle nuove tecnologie, ed è un ponte tra l'Italia e la mia attuale università, che è la LUM, con il mondo statunitense, la scienza statunitense, ed rappresenta un momento ulteriore di crescita la mia carriera professionale, perché qui avrò la possibilità di incontrare, e già lo sto facendo, quelli che sono i dean non solo della Seton Hall University, ma anche di altre università americane, tra cui la New York University, ma ci sono provviste anche delle visite presso l'MIT ed altre università americane. Ecco, come direttore del Dipartimento di Ingegneria alla LUM, quale impatto pensa che il suo nuovo ruolo alla Seton Hall avrà sui progetti di ricerca e sull'internazionalizzazione della sua università? Allora, per noi è fondamentale in questo momento rafforzare l'internazionalizzazione attraverso soprattutto gli scambi degli studenti. Scambi che significa incoming ed outcoming, studenti americani che possono venire in Italia, in particolare sui nostri territori, sicuramente in Puglia, ma anche in Basilicata, e poi dall'altro portare attraverso le summer school quelli che sono i cosiddetti dual diploma, cioè dual graduation degree, che significa sostanzialmente il conseguimento del doppio titolo sia in Italia che negli Stati Uniti. Quindi tra le attività che sto portando avanti è proprio quella anche di costruire questi rapporti internazionali di scambi degli studenti, oltre che poi anche dei ricercatori, dei professori che possono, sia americani che italiani, incontrarsi sia qui che in Italia per portare avanti programmi di ricerca. Fa parte del processo di internazionalizzazione che noi stiamo portando avanti all'interno dell'università, in particolare negli ultimi anni nel Dipartimento di Ingegneria con i corsi di laurea di Ingegneria Gestionale e di Ingegneria Informatica. Lei è riconosciuto a livello mondiale per l'applicazione della creatività e dell'arte nella gestione dell'innovazione. Intende portare questa esperienza anche nel contesto accademico statunitense, alla Seton Hall? Assolutamente sì, è una delle ragioni per cui poi sono stato selezionato a livello internazionale, è perché nell'ultimo decennio mi sono preoccupato di come applicare quello che è il dominio delle conoscenze dell'arte e delle componenti cognitive legate alla creatività nello sviluppo delle tecnologie. Oggi lo sviluppo delle tecnologie non è più solo legato alla creazione di algoritmi, pensiamo all'intelligenza artificiale generativa. Ma la sfida principale è quella di capire come queste tecnologie possono integrarsi con le attività umane negli ambienti di lavoro, possono essere utilizzate per migliorare la vita e le attività degli esseri umani, nelle aziende, ma poi nell'ambito sociale. Quindi questa università, che è un'università che tradizionalmente ha un background, un dominio di conoscenza legato alla parte umanistica, oggi sta sviluppando numerosi curricula legati alla componente tecnologica, e quindi loro sono interessati appunto come creare una prospettiva cosiddetta human centric delle nuove tecnologie. Ed è questo il motivo per cui sono qui, per esplorare sia lo sviluppo di nuovi percorsi, di nuovi curricula, e sia per confrontarmi con i colleghi statunitensi su che cosa significa sviluppare delle tecnologie che siano a servizio e per l'uomo dentro le organizzazioni e nel futuro per la società. Ecco, la sua carriera accademica si è sviluppata in ambiti diversi, dall'ingegneria gestionale alla creatività nell'innovazione. Come si riesce a coniugare queste due aree apparentemente diverse nel suo lavoro? In realtà gli ingegneri gestionali sono degli ingegneri, potrei dire, anomali, nella misura in cui il loro ruolo è proprio quello di essere dei connettori, delle piattaforme tra quelli che sono gli ingegneri più tradizionali, più focalizzati sulle discipline STEM, e gli ingegneri gestionali che conoscono, hanno le competenze
logico, matematiche ed ingegneristiche, ma che guardano più alla componente dei modelli di business manageriali, gestionali delle organizzazioni. In questa prospettiva gli ingegneri gestionali non sono solo degli ingegneri con un profilo tecnico, ma sono ingegneri che guardano alla componente comportamentale dell'organizzazione, allo sviluppo dei progetti, alla comprensione di come migliorare le performance delle organizzazioni. È in questa prospettiva che si collocano tutte le iniziative di gestione dell'innovazione e di sviluppo delle organizzazioni. Io mi sono sempre occupato delle componenti più legate alla gestione della conoscenza, le componenti più intangibili, comportamentali dell'organizzazione, e in questo ambito, negli ultimi 10 anni, lavorando soprattutto in Inghilterra, ho approfondito come quello che chiamiamo arte, ma in realtà l'arte è intesa come processi, come pratiche, come modelli che fanno parte del mondo artistico, possono essere impiegati all'interno delle organizzazioni, perché quando pensiamo alla cultura e all'arte non è soltanto un mondo rispetto al quale noi possiamo vivere le esperienze artistiche, ma esistono tutta una serie di competenze del mondo artistico che diventano sempre più importanti per lo sviluppo delle imprese, sia nell'ambito del marketing, nello sviluppo di prodotto, nel miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle organizzazioni, proprio perché le nuove tecnologie prendono sempre più il posto delle attività umane, e dall'altro bisogna capire quali sono le competenze e le caratteristiche distintive delle persone, e la componente creativa, artistica, espressiva, immaginativa sono quello che distinguono le persone. E di qui che entra in gioco l'arte e la creatività come dimensioni importanti da gestire e da sviluppare, proprio per quello che dicevo prima, creare nuovi prodotti, nuovi servizi e soprattutto nuove esperienze per i clienti. Professore, e quindi l'ingegneria gestionale è il top in questa dimensione. Per concludere, guardando al futuro, quali sono le sue priorità come ricercatore e docente in questa nuova fase della sua carriera internazionale? Beh, il mio auspicio è che, veramente il mio grande auspicio è che, ed è il mio obiettivo, è quello che le conoscenze che si vanno maturando a livello globale possano trovare poi, mi piace dire, metterle a terra nei nostri contesti territoriali. Abbiamo bisogno di pensare, utilizzando quello che è un acronimo, in modo glocale, cioè pensare in modo globale ma guardare al nostro mondo locale affinché si possa diventare globale. Quindi il mio auspicio è che tutte queste attività di ricerca, di relazioni, possono poi contribuire a catalizzare lo sviluppo dei nostri territori attraverso lo sviluppo delle imprese, ma soprattutto attraverso lo sviluppo di nuove generazioni di studenti, di ragazzi che possono diventare protagonisti dello sviluppo personale loro e soprattutto poi del territorio. Questo è l'auspicio, che si possa quindi continuare in quel percorso di costruzione di laboratori, di iniziative, di contenitori, di ruoli attivi dell'università sul territorio per far crescere una nuova generazione di imprenditori, di manager e di pensatori critici. Questo è il mio auspicio ed è l'impegno che cerco di portare avanti come studioso e come professore. Grazie professore. Grazie, un abbraccio a tutti, a presto.